Ciao a tutti, permettetemi una digressione dalle solite tematiche di tecnologia e internet per parlarvi di quello che ho visto ieri sera, ovvero del finale di Game of Thrones, per dirla in italiano, il trono di spade. Erano più di 600 giorni che aspettavamo la stagione 8, erano 8-10 anni che aspettavamo questo giorno, ovvero il finale dei finali, il finale di quella che potrebbe essere stata la serie fantasy più bella in assoluto. Ebbene, tutte le attese, tutte le fantasie che ci eravamo fatte sono state disattese nel modo più disastroso che potessimo immaginare, perché se già dall'inizio della stagione veramente ci mettevamo le mani nei capelli nel vedere quello che stava succedendo, la velocità con cui stava succedendo e il modo in cui morivano i personaggi, tra tutti Cersei, che voglio dire, sono 8 stagioni che speriamo che muoia male e invece ce l'hanno fatta morire così in maniera veramente Non riesco neanche a pensarci. E oggi siamo arrivati al finale dell'ottava stagione con il grosso dubbio di cosa succederà con Daenerys la folle, che nell'episodio scorso, il 5, aveva raso al suolo con il suo drago approdo del re. E quindi siamo rimasti lì perché dicevamo: ma che cavolo fa adesso Jon Snow? Cioè, veramente, si erano innamorati, lui è sicuramente buono, lei è diventata un po' una cattiva, una tiranna, e veramente eravamo lì. L'unico dubbio che ci ha, l'unica cosa che ci ha scosso da quel torpore dell'ottava stagione era quello. Ebbene, tutto è finito in maniera veramente disastrosa, perché sebbene la scena del trono all'interno della sala del trono era bella e soprattutto è una chicca, perché è un chiaro rimando a una visione che aveva avuto Daenerys ancora nelle prime stagioni, non so se era la prima o la seconda stagione, in cui Daenerys aveva avuto una visione ed era esattamente come quella scena che abbiamo visto oggi, quindi un collegamento chiaro che il suo destino effettivamente era quello. Ma poi il dialogo che ha avuto con Jon Snow ha smontato tutto, perché veramente a quel punto, se Jon Snow poteva essere nel torto con l'assassinio di Daenerys, sia lì che a quel punto dai quasi ragione a Daenerys, perché non sai più se sia nel giusto Jon Snow, sia nel giusto Daenerys, non sai più veramente cosa pensare, perché non so, io a quel punto ho detto: se deve essere tiranna, fatela diventare tiranna, in modo che anche qua poi muore e abbiamo una morte soddisfacente. Invece con questo dialogo finale, questo assassinio conclusivo, veramente mi sono scese le palle, per dirla veramente con la massima onestà, perché tutto il finale di stagione non crea attaccamento ai personaggi, e quindi succede che alla fine, quando dobbiamo salutare i personaggi, non ce ne frega sostanzialmente un benemerito cazzo di dove andranno, di cosa faranno, perché... E poi, per non dire poi che il finale sembra anche un po' scopiazzato dal Signore degli Anelli, Arya equiparabile diciamo agli elfi che partono con la barca e vanno verso ovest, cazzo, neanche fosse verso est, porco Giuda, sempre verso ovest vanno questi, e quindi veramente non mi è piaciuto. Se non si fosse capito, non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto veramente tanto. Anche la scena in cui vanno per decidere, il Verme Grigio praticamente porta Tyrion nell'arena e lì hanno quel dialogo dove devono decidere chi sia il futuro re. La scena con lo zio, che dopo Arya gli dice: zio, siediti per favore, e lui ci rimane malissimo. Quella scena, voglio dire, eravamo lì che non sapevamo che fine avesse fatto Jon Snow, a parte che eravamo rimasti da una scena in cui c'era questa neve, che poi in realtà non era neve, probabilmente era la cenere dovuta alle nubi di fumo provocate dal drago, e ha una scena totalmente diversa che si crepa di caldo. E però vabbè, a parte questo, siamo lì che ci stiamo chiedendo dove sia Jon Snow, cosa sia successo, perché Verme Grigio porta Tyrion dagli altri, ma soprattutto perché cazzo lo doveva portare, vabbè, ma lasciamo perdere. E poi perché Verme Grigio, quando ha saputo che Jon Snow ha ammazzato Daenerys, non l'ha infilzato? Ma perché? Ma allora fatelo crepare così piuttosto di mandarlo oltre la barriera. Ma porco Giuda, ma io non lo so, ma almeno fateci scendere una lacrima, qualcosa. Invece no, questa scena in cui devono scegliere il re e scelgono, va bene, il povero Bran, va bene,
che mi sta anche bene, cioè, poteva anche andare bene, al di là del fatto che, voglio dire, il muratore adesso, a parte il fatto che parliamo, perché Approdo del Re era totalmente distrutta e 5 giorni dopo, adesso non sappiamo quanto tempo sia passato, ma praticamente era tornata a essere quello che era prima, cioè bellissima, fastosissima, almeno dalle poche inquadrature che si sono viste. Io credo che abbiano ingaggiato dei muratori di Bergamo perché dalla velocità con cui hanno fatto tutto, secondo me ci sta. Ma soprattutto ora che hanno scelto Bran, sai le bestemmie che hanno dovuto tirare per fare tutte le rampe di scale per gli handicappati? Perché minchia, andare su fino in cima alla torre non è mica una cosa semplice. Però a parte questo, che voglio dire, l'incoronazione di Bran ci può anche stare, però è tutto veramente il resto che non ci sta, perché veramente siamo a dei livelli cioè, veramente, non so cosa dire. Ditemi voi nei commenti se vi è piaciuta, se siete rimasti insoddisfatti come me, perché davvero, cioè, siamo arrivati alla fine dell'ottava stagione che tutta la caratterizzazione dei personaggi si è andata a far benedire, non ce ne fregava più nulla, meno quantomeno a me di sapere che Arya a quel punto se ne va, di sapere che Jon va su, che poi non si sa dove va, cioè sta lì con i corvi neri, sta lì con gli uomini della barriera o se ne va al nord oltre la barriera, boh, non si sa, eh? Sansa che viene eletta regina, non so cosa dire, veramente sono rimasto deluso. La cosa poi che mi ha fatto ancora più incazzare è leggere che gli attori, ovviamente in difesa, se andate a cercare in internet trovate una serie di interviste a tutti i vari principali attori ai quali viene chiesto cosa ne pensassero del finale con una parola veloce e tra le facce e le parole che vengono fuori quello che si legge è disappunto ed è così, cioè siamo rimasti veramente col disappunto in testa perché non si può finire in maniera simile una serie TV. Ma la cosa appunto che mi fa ancora più fastidio è il fatto di aver letto degli attori, tra cui anche Jon Snow, che agli haters, ovvero non tanto agli haters, a chi ha criticato il finale di questa ottava stagione, dice che può andare a farsi benedire, detto in parole diciamo anche fin troppo soffici. Ebbene, questo comportamento già denota un atteggiamento che non va bene, nel senso che io capisco che tu voglia difendere il tuo lavoro, che non è soltanto il tuo lavoro, ma è il lavoro di chissà quante centinaia di persone, ma se mezzo mondo ti sta dicendo che il finale è stato un finale di merda, probabilmente c'è qualcosa su cui devi riflettere. Io capisco il fatto che tu voglia difendere appunto Game of Thrones, però veramente è stato un finale indifendibile, un finale incommentabile. Però chiedo a voi lo stesso di lasciare un commento per capire se magari mi è sfuggito qualcosa, non so, e se magari a qualcuno di voi è piaciuto e perché a me veramente ha fatto, l'avete capito. Noi è tutto per oggi, ci vediamo al prossimo video, come al solito, se vi è piaciuto il video mettete like, condividetelo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!